Ciao a tutti ragazzi, sono Michele e finalmente dopo un po' di tempo sono riuscito a caricare dei video, ma perché io dico mi dispiace tantissimo, ma dovevo finire il Minitage che ho caricato su YouTube. So che non è dei migliori, ma come vi ho già detto nel video precedente, scusate, nel video precedente con Gabbo, che ha messo un video su un dual commentary su Call of Duty Modern Warfare 3 e dice che ci dividiamo le spese per comprarci o una Vermeglia e una HDPVR. E vabbè, comunque oggi mi trovo su no, oggi voglio farvi un tutorial su come aggiungere un slow motion e una slow speed, cioè il rallentatore, cioè il rallentamento di un video e una super velocità di un video, una velocizzato con Sony Vegas. Se mai vi faccio un tutorial anche su come scaricarlo e craccarlo. Ok, allora. Ok, adesso che siamo su Sony Vegas, per importare un video, per chi non lo sapesse, fa file, import e media. Ma come faccio sempre io, metto giù questo, ripio un video da a mia scelta qua. In questo caso vi piglio questo, lo metto qua e si mette qua, si mette. Ok, adesso iniziamo. Praticamente dobbiamo decidere il punto dove vogliamo mettere la slow motion. Allora, la slow motion non è come la Twixtor, è un po' diversa, è solo rallentamento. Invece la Twixtor c'ha dei piccoli particolari in più, ma comunque chi la vuole scaricare la Twixtor lo vado a vedere nel mio canale, quella con il mio segnale V2. E magari ci faccio anche lì un tutorial su come installarlo, che non è tanto facile. Allora, praticamente andiamo a trovare il punto dove voglio mettere la slow motion. Ecco, tipo qua. Adesso, per tagliare il video, si schiaccia il tasto S della tastiera e finché con questi qua vogliamo decidere dove smette che il Twixtor no, che la slow motion non c'è più. Ok, adesso ripremiamo S per staccare il video, possiamo metterli come dove vogliamo, lo mettiamo qua così almeno sono il nostro posto lavorativo più preciso. Allora, bisogna mettere questo all'inizio del video, come se ci solo il quick. Dobbiamo metterlo all'inizio e schiacciare CTRL della tastiera e premuto. E poi con il mouse dobbiamo trascinare il video tutto al massimo. Adesso è lento. E praticamente con la musica fa un po' di casino, infatti io la tolgo. Per toglierla bisogna cliccare il video, premere il tasto U della tastiera e mettere delete, tasto sinistro e delete. Ok, si cancella il video. Ti cancella la musica. Ok, adesso tipo vogliamo velocizzarlo. Qua è un po' più, vabbè, qua è facile. Comunque se voglio far vedere qua, no? Dato che il video è già piccolo e non se fai CTRL lo metti tutto in minuscolo, già è veloce, però vedi, viene un casino così. E se lo mettiamo al massimo, va l'andatore. Adesso qua dobbiamo metterlo in modalità normale, che non mi ricordo com'era, forse era così, com'è ancora lenta, scusate un attimo, forse è così. Vabbè, sì, basta che fai così. Tasto sinistro sopra il video e metti inserite remove envelope, vabbè, e velocity. E metti tutto in velocity in alto. E adesso dovrebbe andare più veloce. Velocissimo. Vabbè, poi nemmeno te la velocità. Comunque, ora vi faccio vedere un altro modo quando è grande. Quando è grande così, o anche di più, vabbè, basta che fai così. Lo metti all'inizio, CTRL premuto, lo metti invece che avanti per fare la slow motion, quella rallentata, la mettete un po' più, tutto indietro, no, vabbè, così diciamo. Ed è veloce. Ok, adesso se però uniamo il video, dovrebbe venire un affare del genere, non so se si vede, però speriamo di sì.
dovrebbe fare così. Vabbè, non si vede, fa un po' scatti. Comunque viene. E spero che il video vi sia piaciuto, avete capito qualcosa, spero. Continuerò a mettere video su questo genere, anche vabbè, ovviamente commentari, queste cose qua. E come detto, ho intenzione di prendermi la Vermedia con Gabbo, spero di averla più presto possibile, così riuscirò a fare anche un vintage in HD, perché come detto voglio diventare un edit, non professional, ma normale. Ok, allora spero vi piaccia, un saluto, ciao a tutti ragazzi.